Ciao a tutti, oggi prepareremo il polpettone con cuore al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pangrattato aromatizzato, pepato, carne macinata, salsiccia sgranata, parmigiano, uova, sale, pepe, passata di pomodoro, origano, acqua e formaggio tipo provola dolce tagliata a pezzettini. Inoltre abbiamo messo pisellini e carote e patate tagliate a dadini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pepato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo la salsiccia sgranata, la carne macinata, azioniamo la bilancia e aggiungiamo 100 g di pangrattato aromatizzato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi con l'antiorario a velocità 4. Aggiungiamo l'uovo. Il pepe. E il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo di nuovo il bimby per altri 20 secondi, sempre con l'antiorario a velocità 4. L'impasto è pronto, prendiamone 2/3 e trasferiamolo su un foglio di carta da forno. Alla carne rimasta aggiungiamo la passata di pomodoro. E l'origano fresco. Chiudiamo con il coperchio, e il pangrattato aromatizzato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi con l'antiorario a velocità 4. Il composto è pronto, adesso andremo a formare il polpettone. Abbiamo ripreso il macinato e lo andremo a stendere con le mani formando un rettangolo. Dopo aver steso il primo composto, andiamo a prendere quello che c'era nel boccale. Un po' anche questo composto e adesso aggiungiamo il formaggio. Adesso richiudiamo il polpettone con l'aiuto della carta da forno. Dopo aver dato la forma del polpettone, adesso lo andremo a spolverizzare col pangrattato aromatizzato. Lo
Adesso richiudiamolo nuovamente nella carta da forno. Chiudiamolo all'estremità a caramella. Dopodiché lo avvolgeremo ben stretto nella pellicola trasparente prima di riporla all'interno del baroma. Dopo averlo chiuso per bene con la pellicola trasparente, lo andremo a riporre all'interno del baroma. Senza lavare il boccale, versiamo all'interno l'acqua. Il sale. Posizioniamo il cestello con le verdure. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo sopra il coperchio il baroma. Facciamo cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Adesso rimuoviamo momentaneamente il varoma, lo posizioniamo su un piatto. E usciamo il cestello dal bimbi perché le verdure che utilizzeremo per contorno sono cotte. Richiudiamo con il coperchio, senza il misurino, riposizioniamo il varoma e proseguiamo la cottura del polpettone per altri 20 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Il polpettone è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere la pellicola trasparente e la carta da forno. Abbiamo rimosso la pellicola trasparente e la carta da forno. Adesso andremo a impiattare. Polpettone con cuore al pomodoro. Grazie e alla prossima ricetta.